Oggi presentiamo ai nostri telespettatori appassionati di cinema e spettacoli il mediometraggio Maledettissima tu del regista siciliano Francesco La Rosa, che ha scritto alle nostre redazioni di RTC e del Giornale di Calabria per far conoscere anche al pubblico calabrese la sua bella iniziativa. Il mediometraggio ha una durata di 64 minuti. Si tratta di un'opera made in Sicilia, trama drammatica, racconta la storia di un uomo stretto nella morsa tra il bene e il male, costretto a dover scegliere in maniera continua. Scelte che caratterizzeranno pure il finale incandescente di una vita vissuta che serve da monito per le generazioni future. Tirissi, Don Gamero, ci cascano. Se andare a cosa, ma le botone pesano assai, vero? Oggi pesano assai, domani pesano più picche e dopodomani non pesano più niente. Ma tanto, lei che mica ci interessa, lei i bidoni ci bottono. Come ti chiami? Angelo. Don Gamero, da vita c'è con fotti e qua resta fottuto. Un destino è destino, però ama lo sotto resta pure lì, io non uso cosa, usai tu sotto a fare. Angelo, sono fatto per volare. Francesco La Rosa, regista quarantenne, un operaio e videomaker per passione, sale alla ribalta con il cortometraggio Pacenzia nel 2014, arrivato fino in Francia. Ora La Rosa con Maledettissima tu tenta di bissare il successo in ambito nazionale e non, trama drammatica girato a Catania e provincia, luoghi di culto e quartieri periferici, dialetto catanese e personaggi semplici che raccontano con il loro viso e i loro atteggiamenti folcloristici le usanze e i costumi di una terra. Un catanese, La Rosa, nato in quelle strade, in quei vicoli dove oggi effettua riprese e corti mandati in onda in tutta Italia. Un artista che senz'altro saprà farsi apprezzare ancora molto sulla scena nazionale ed europea, con un nuovo lavoro originale che racconta la quotidianità sicula con sfumature e contesti mai banali. Angelo, ma sei proprio tu? Tu scordaste quando insieme con tuo padre faceva tanta asciata per venire nella mia campagna a pigliare l'acqua? Quanti anni passati? E quanto voce ora sopra il tuo conto?